Ok, non so quale dei due sia la cacca. Va, forse quella di destra perché sta fluttuando nell'aria senza gravità. I dilemmi di Ark. Let's play. Ciao a tutti squali e pesciolini, sono MamiDD dell'Italia Shards e vi do il benvenuto in questo settimo episodio di Pokémon Survival Evolve o Ark Pokémon Evolve. Vabbè ragazzi, mettete nell'ordine che cavolo volete voi le parole, tanto abbiamo capito il concetto. Siamo qui con la signorina Ercula che ha le tettozze enormi e da questa posizione mi sembra ancora più gigante. E che dirvi? In questo episodio l'obiettivo sarà quello di andare a catturare Zoroark più qualche altro Pokémon di cui prenderò ispirazione nel mentre strada facendo, come è capitato per il Cornuto, farò in questo video. E poi, Mamid promemoria, la prossima volta che scrivi gli hashtag su YouTube non scrivere parolacce che potrebbero essere intese come offese per te, perché cioè praticamente nel video scorso mi avete riempito di insulti. Cornuto, quattro mani, quattro facce, volta cabana, cabana, occidentali scarm. Cioè capito, è stato un po' un problema. La prossima volta studierò gli hashtag con più oculatezza perché mi sono sentito un po' offeso da voi. Comunque, minchiate a parte ragazzi, perché poi alla fine vi ho istigato io. Allora, i vincitori di oggi sono Yoido per il nostro Machamp e per il cornuto c'è Nicole Fiorin. Ma ciao, ma sei una ragazza? Cioè Nicole è un nome da uomo o da donna? E Fiorin che significa? Che è arrivata la primavera? O il tuo cognome? O è un nickname? Non so, scrivilo nei commenti, fammi sapere le minchiate di Mamit. Va bene, allora Yoido, quattro mani. Peccato, Yoido, avrei voluto cavalcarti tanto tanto e andare in giro con te, ma non posso farlo. Mentre posso farlo con Nicole Fiorin. Nicole Fiorin. Benissimo, benvenuti nella nostra squadra di Pokémon. Ok, sono un attimo incazzosi e qui il Gastly sembra un poco strano. Comunque, prima, quando sono entrato su Ark, non so se era l'effetto del nuovo aggiornamento, ma io ho visto dei strani Pokémon acquatici, erano tipo dei piranha, che mi sono venuti a cercare, cioè alla velocità della luce, e poi uno è morto così fuori d'acqua, e ce n'erano due galleggianti semi-morti, non ho capito che cazzo erano, e voglio cercare di capire che cazzo sono tutte queste ombre che vedo. Sono bug di Ark o sto per morire male 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 male? Cioè per esempio vedi, io non li trovo più quei Pokémon. C'erano tipo dei Basculin, si chiamano, e mi sono venuti a cercare la velocità della luce. Tu che cazzo sei? C'hai le cozze? No, incredibile ragazzi, ma non l'avete mai notato che quell'isola lì sembra tipo un delfino, uno squalo, un qualcosa del genere? Guardate, cioè guardata così, che figata, non l'avevo mai notato. Comunque lì c'è il Gyarados selvatico della vita, che io però sono un po' troppo scoperto nell'acqua, questo mi fa male 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 male, ma tanto male. Quello che cazzo è? Che cazzo sta correndo laggiù? Arrivo con la mia marmaglia di Pokémon a farmi dare la mano. Arrivo, tu aspettami che sto arrivando un attimino. Arriva Pokémon sconosciuto, sono alla rincorsa del Pokémon sconosciuto. Che cazzo è quel Pokémon? Io non l'ho mai visto e mi manca il binocolo, dovrei craftarmi un cazzo di che cosa sei, ma fa... No, si rallenta un attimo Nidoking nell'acqua e prova memoria, mamma mia, non far andare Nidoking nell'acqua perché si rallenta, diventa un po' deficiente, già non è che sia il più intelligente. Ok, tu che cosa sei? Tu mi attacchi se mi avvicino troppo? C'è! Cazzo! 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 Porca di quella tozza schifosa! No! Scorri di corsa! Sto ammazzando! Oh mio Dio! No! No! E che cazzo di Pokémon è questo? Ma porca di quella puzzalatta di... Non mi ricordavo che c'era un Pokémon così Come cazzo... Chi cazzo sei innanzitutto? Vorrei capire chi cazzo sei. Io ti faccio buggare sulle rocce, così tu diventi imbecille. Oh! Ne approfittiamo! Alla velocità della luce! Prendi quelle cazzo di frecce! Dove ce le hai? Oh! 54 frecce! Te le sparo in faccia e poi corriamo via. Chi sei? Vorrei capire chi sei. Garchomp, tieni, ti sparo le frecce in faccia. Anzi, ancora meglio. Dormi? Maledetto cornuto.
Dormi, perché sennò potrei farti tanto male. Tanto male, dormi. Dormi di... Sì, sì, sì. Ma dove... Cioè, no, vabbè, ci siamo capiti. Io... Cioè... Sto impazzendo, ho preso un Garchomp. Cioè, non l'ho preso, lo sto per prendendo. Aiuto, che cazzo ti do da mangiare? Ce l'ho la Prime Meat, non ce l'ho. Becca di questa, io vado a prendere Prime Meat. Tu stai qui, non diventarmi subito scoop, capito? Non so neanche più parlare. Vado a prendere Prime Meat, ragazzi, se non l'avete capito. Quello, arrivo. Cioè, vedo il Garchomp da qui che si fa, che sta facendo le flessioni. Mi sembra di stare in palestra. Dove cazzo è? Ecco, Garchomp, guarda. Non faccia troppe flessioni. Guardate come fa le flessioni Garchomp. Ma che bellino che sei. Comunque, la tecnica che ho usato stavolta è stata veramente... Cioè, me lo dovete scrivere nei commenti. Sono stato veramente pro a usare questa tecnica, Cioè, il giro intorno alla pietra, intorno allo scoglio... Scusi, Garchomp. Ah, ma di livello 1 fa veramente cagare. Vabbè. Il giro intorno allo scoglio finché non si bugga nell'albero e si fa addomesticare. Interessante. Allora, un attimino. Quanta health c'hai? Ce n'è abbastanza. Quindi consume, così ti scende tutta la barra della vita, tutti i pappi, ste robe qua. Io ti metto l'altra carne, non si sa mai, ed è addomesticato. Olele, olala, perché canto sempre sta cazzo di canzone? Perché canto sempre sta cazzo di canzone? Oh. Ok, ok. Allora, il Garchomp di livello 1 c'ha 1000 di vita, sti kiwi. Ok, mi piace. Ma fatti vedere quanto sei figo. Madonna mia bestia. E che cavolo, Garchomp. Ok ragazzi, questo era il Pokémon. Lo posso cavalcare. Vieni, vieni bello, vieni. Vieni Nidoking. Madonna. Ma lo vorrei anche provare su qualcuno. Nidoking, forza. Vieni, vieni dietro il Garchomp selvatico. Ma ragazzi, è leggendario questo. Cioè non lo so, perché non mi sembra di averne mai visto qualcuno in giro. Comunque, ragazzi, è arrivato il gigante Garchomp a casa. Ma quanto cazzo è gigante? Ma state scherzando? Ma è gigantissimo? Oh mio Dio, che cosa ho catturato? Non ci posso credere. Qua ci vuole la screen. Allora, ragazzi, ho preparato lo squadrone della morte. Scusi signor Nid, esatto. Allora in pratica sto andando con Cornuto e Quattro Mani, scusate, volevo dire con Yohido e Nicole Fiorin, in giro per provare la potenza di Garchomp distruttiva. Allora io vi metto in attacking my target. Che cazzo ho fatto? Cos'è sta cosa? Che cazzo ho fatto? Gli ho detto di andare... No, scusate. Chi? No! Ho ammazzo tutti i Pokémon del mondo! Ma porca di quella luridazza schifosa! Ma vaffanculo! Scusa, ma voi in che... Attacking target? Ma no, ma guarda tutta la squadra che mi ha seguito! Ma porca di quella lurida! Ok, io ho sistemato i tasti, ragazzi, perché praticamente sulla virgola, dove io ho di solito attacking target, ora c'ho passivo, però l'attacking target, cazzo l'ho messo? Non mi ricordo. Scusate, allora, voi siete tutti neutrali che vi ho sul trattino. Qua non funziona. Passivo. Perché non mi funziona attacking target? Ok, mi sa che non funziona perché non ho nessun target equipaggiato. Cioè, è abbastanza normale come cosa. Comunque, la squadra della morte. Evitiamo la pietra del cavolo. Ora la proviamo subito su un, che ne so, un char... Non vi bloccate, vero? Qua in mezzo. Ma guarda come corre Machamp! Ma vieni qua, bello, io. Allora, il Bellsprout selvatico. Vediamo quanto tempo ci mette a morire. Un casino di tempo, madonna mia, che cavolo. Sì, però questi qua che scappano mi stanno sulle palle. A questo punto, madò quanto siamo in alto. Proviamo il Bulbasaur. Allora, attacking target. Bulby, vieni qui. Ok, mi attaccate il target ora? Ma manco per il cazzo. Mi sta facendo malissimo sto coso. No, me lo ammazzano col cavolo. Ma vaffanculo, non funziona Arc con i comandi, ma dannazione. Ah, mi stanno inseguendo, porca di quella zozza. Io come li dico, ma ai Pokémon di aiutatemi, vi prego. Li mando in acqua. Aiuto, non voglio perdere Garchomp. Mi incazzo.
Ok, Garchomp è salvo, metà vita ma è salvo, non so perché, non so come i Bulbasaur mi hanno lasciato perdere. Io però non capisco perché non funziona attacchi in target. Maledizione, sti maledetti Bulbasaur, quanto cazzo fanno male. Ma porca, perché non li nerfano un po'? Eccoli, eccoli, i pesci che vi dicevo prima. Ma che cazzo sono sti pesci? Madonnazione, ma quanto cazzo fanno male? No, 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 no. Oh, 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 oh. Ma siete scemi? Ma siete scemissimi? Ma che cazzo? Tre colpi? Ma che minchia di pesci siete? Ma li mortacci vostri, ne voglio uno. Venite qua, maledetti piragna dopati. Io vi ammazzo la famiglia prima che voi possiate ammazzare la mia. Guardate, ma che cavolo di pesci sono? No, vieni qua. Livello 91? Ma state scherzando? Ah! Oh cacchio! Madonna! Madonna quanti sono! No, 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 no! No, no, no! Oh! Oh, dove... Dei, tu stai buonino qua. Che questi ti massacrano di brutto. Madonna, mi hanno tolto mezza vita. Ma state scherzando? Cioè, No, vabbè, io non ho parole. Sono stato one-shottato, ma state scherzando? No, vabbè, Ma che cazzo hanno aggiunto? Ma che so, i pesci dopati? Hashtag i pesci dopati. Mandatevene a quel paese. A proposito ragazzi, non vi ho dato l'hashtag. Ah, mi state vedendo il ciuffo del capello. Non vi ho dato l'hashtag per prendervi Garchomp. L'hashtag è gigante buono. Sì, perché non fa male a nessuno. Hashtag gigante buono. Sì, sei gigante, brutto, ma anche molto buono. Non fai un cazzo di male. Ma guardate sti pesci di merda. Ma ci mancavano pure i pesci basculin del cazzo. Mandatevene a basculare per i fatti vostri. Lo sto sfrecciando da una mezz'oretta, perché se avessi un basculin penso che farei peggio danni alla gente. Chissà se da qua funziona. No, aspetti signor basculin, venga vicino un attimo alla mia arma di distruzione di massa, che poi non è molto distruttiva, però voglio dire qualcosina la fa. No, non voglio avventurarmi troppo nell'acqua perché sto cornuto. Eccolo. Ma stai fermo! Ma stai fermo! Ma che cazzo vai facendo tu, deficiente di un deficiente? Ma stati qua per i cazzi tuoi. Ah, la modalità è passiva, perché quelli mi stanno attaccando giustamente e lui mi viene a difendere. Ma non fare il pirla, non fare l'idiota che prendi tante di quelle mazza. Ma è inconscio? No, il cazzo è inconscio. Il cazzissimo è inconscio. Vieni qua, vieni qua. Ma perché vedo ste luci di merda? C'è tra l'altro il mio cadavere qua vicino. No, scusate, devo provare quest'arma. Sì, sta funzionando. Dai che lo faccio diventare inconscio. Vieni qua! Basculin de merda! Basculin schifoso! Vieni qua, a caccia del basculin. E lui poi mi arriva aggressivo così, volando fuori dall'acqua, pensando che, capito, non mi farà del male. E io invece mi metto dal lato opposto, così lui quando cercherà di scappare... Cazzo, è scappato lo stesso. Dannazione, le mie tattiche non funzionano contro il basculin. Vieni qua, basculin. Ah! No, no, se mi dà un morso muoio. Se mi dà un morso muoio, dannazione, dobbiamo stare molto attenti. Fanno male, cioè, tre morsi mi deve dare. E vaffanculo, è uscito dall'acqua e mi è morto. Ma va a cagare, come cazzo lo catturo? Sto Pokémon di merda, mi danno pure poca carne. Ma andatevene a quel paese, guarda. Sti sviluppatori di mod che mi devono fare impazzire. Che pezzi di merda, mi mettono i pesci killer, che sono peggio dei piragna, c'hanno la velocità. Quindi che cazzo, distruggi sti alberi pure tu deficiente che ti impaghi nelle... Che caspita, tanto ci vuole. Mi mettono i pesci piragna più veloci di un... Che cavolo ne so, un caccia da combattimento e poi non li puoi catturare. Boh, non so, cioè non hanno neanche una wiki che ti dice, vedi che un po' ti devi mettere col culo con le chiappe nell'acqua, perché le chiappe le attirano, poi mentre arrivano gli fai una puzza e quelle svengono. No, non ti dicono neanche come fare. Va bene ragazzi, è arrivato il tanto agognato e desiderato momento di creare un... Dove caspita c'è? Ah, forse ho perso tutti gli engram. È giusto. Allora, vediamo un po'. Vediamo, hanno aggiunto i tech e gli engram della Pokémon Evolve. Dove minchia stanno? Dove cacchio stanno gli engram
della Pokémon. Eccoli qua. Allora, mi devo risbloccare un attimo quello che avevo prima. Quindi innanzitutto Zoroark. Vabbè, ma basta che lo cerco. Zoroark, eccolo qua. Così me lo posso sbloccare e me lo posso evocare. Finalmente è arrivato questo momento. No, dove caspita stanno? Weapons, primitive, melee. Dove minchia hanno messo? I caspiti. Ma sono un pirla? No, non sto capendo. Eccolo qua, era in Drax. Allora, il Zoroark selvatico lo possiamo craftare. Signori, che cos'altro hai bisogno? Ce li ho tutti, te li ho messi, ne hai 433. Craftamelo! Ma dannazione! A capsule, right click for more option. Ok, Ark, ok, tu mi stai facendo la guerra. Tu mi stai facendo la guerra. Io c'ho 433 crediti su 400 perché non mi fai evocare il Zoroark, dannazione. Ok, ragazzi, ho provato a ricraftarmi il terminale e ho provato di tutti i colori, ho provato a sbloccare altri engram. Niente, penso che sia buggato al momento il terminale e non prenda gli oggetti dall'inventory. Ovviamente può essere dovuto al fatto che hanno aggiornato Ark alla versione 256 e quindi gli sviluppatori della mod ancora non hanno fatto queste piccole migliorie. Segnalerò la cosa e purtroppo mi dispiace per voi, Zoroark ancora non possiamo averlo. Comunque ho visto che hanno aggiunto tanti altri Pokémon carini e coccolosi, ma soprattutto quei maledetti Basculin, che in qualche modo voglio capire se riesco a prenderli. Non lo so, magari qualcuno di livello un po' più basso. E vediamo. Ci vediamo nei prossimi episodi. Io vi ringrazio per aver guardato il video fin qui. Lasciate un like, commentate e condividete per sostenere me, per sostenere il canale, per sostenere la serie. E se siete arrivati fin qui, scrivete nei commenti hashtag piragna del cazzo. Hashtag piragna del cazzo. Ci vediamo nel prossimo episodio. Un saluto Shurxian a tutti. Ciao!